A Teramo una corsa contro il tempo per salvare la 51esima edizione della Coppa Interam in programma dall'8 al 14 luglio. Il prestigioso evento internazionale di pallamano fino a pochi giorni fa rischiava seriamente di saltare, questo a causa dei problemi finanziari dell'organizzazione. Per questo motivo è intervenuta l'amministrazione comunale che ha deciso di accelerare i tempi per la costituzione di un comitato organizzatore che sostituirà l'Interamnia Handball Club. Stiamo cercando di trovare il modo, collaborando con il comitato Coppa, di riuscire a fare questa 51esima edizione della Coppa Interamnia che dopo i fasti della 50esima edizione non si prospetta in maniera troppo ottimistica. E inizialmente pensavamo che avrebbe potuto provvedere il comitato Coppa con il professor Montauti. In un secondo momento il professor Montauti ci ha fatto presente che la situazione per loro è alquanto complessa, non riescono più a trovare i mezzi e gli uomini per poterlo fare e quindi hanno chiesto aiuto, e questo aiuto noi stiamo cercando assolutamente di darlo, costituendo quindi un eventuale comitato in cui entra naturalmente il comune nell'organizzazione, si spera non soltanto, ma anche con altri soggetti, una cordata di aiuti per il comitato Coppa e cercare di fare un'edizione 51esima, magari anche un pochino più contenuta. Le squadre ospiti hanno già organizzato viaggi da tutto il mondo per partecipare all'evento. L'obiettivo è quindi evitare imbarazzo internazionale che sarebbe inevitabile causato dall'annullamento della 51esima edizione della Coppa Interamnia. Stiamo provando proprio in queste ore, in questi giorni, a capire se riusciremo in questo intento. Non abbiamo ancora la sicurezza, perché certamente stiamo concentrando in poche settimane un lavoro che verosimilmente andava fatto in alcuni mesi, però cerchiamo comunque di mantenerci, saldi, tranquilli nell'intento e sperare di salvare la Coppa, perché sappiamo quanto sia importante per la tradizione della città, i cittadini ci tengono, giustamente anche noi ci teniamo moltissimo, speriamo di riuscire ad ottenere il risultato.